queste sono due parole sul concetto di ideologia. Cominciamo a costruire come un castello di carte, per costruire un sistema che poi ci permetta di affrontare il concetto di antispecismo, almeno come lo vediamo noi. L'altro concetto è il concetto di dominio. Il dominio va specificato, che è quello che si intende per dominio. Spesso vengono utilizzati come sinonimi violenza, dominio, potere. Violenza, dominio, potere, a parer nostro, ma insomma non solo a parer nostro, sono tre cose ben diverse. Sicuramente rientrano nello spettro globale di quello che potremmo definire come violenza in senso lato, ma in realtà possiamo caratterizzare meglio questi tre concetti. Ad esempio, la violenza propriamente intesa, io credo sia un aspetto estemporaneo, casuale, occasionale. Questo non vuol dire personale, questo non vuol dire che sia qualcosa di grave, di accettabile, di non sanzionabile, di non condannabile, ma è qualcosa di diverso dal dominio. Faccio un esempio: se io stasera io e Emilio Maggio venderemo questa notevole quantità di libri sui quali ci stiamo significativamente arricchendo, usciamo di qua con il nostro malloppo del nostro guadagno, qualcuno che qua fuori sa di questa importante riunione antispecista dove gira una notevole quantità di denaro, ci aspetta al varco con un bastone, ci dà una legnata in testa, ci ruba il guadagno sudato di questa serata, e questo è ovviamente un atto di violenza, ma non configura una situazione di dominio. Io non sono sottoposto al dominio di quella persona che mi ha dato una legnata in testa per rubare il guadagno di stasera. Idem per il potere. Il potere è qualcosa che si instaura nelle relazioni. Il potere prevede una relazione. Il potere è qualcosa di immateriale che si costituisce quando delle singolarità entrano in rapporto tra di loro. Che posso avere un potere su un altro, ma il potere su un altro non prevede la completa presa sulla vita dell'altro. Il potere è un sistema di relazioni in cui, ad esempio, il potere prevede sempre, come insegnava un maestro francese, che ci sia una risposta di resistenza. E se volete, spesso noi critichiamo il potere, ma il potere è consustanziale alla vita. La vita non esisterebbe se non avesse una componente di potenza, di affermazione di se stessa, in senso positivo ovviamente, che comprende anche l'impotenza della vita, anche l'impotenza, anche il potere di non è parte del potere, della possibilità. Quando noi parliamo che un altro mondo è possibile, stiamo parlando di una possibilità, la possibilità si è strutturata sullo stesso plesso che coniuga il potere, la potenza e l'impotenza. E quindi certamente comunque nell'ambito delle relazioni di potere, che sono delle relazioni materiali e eminentemente sociali, prevedono appunto una disparità di forze, che però non è una disparità di forze totale e assoluta, in quanto chi è sottoposto al potere di un altro ha la capacità di resistere e di ribellarsi. Il dominio, che è quello che invece ci interessa di più e che critichiamo in quanto ideologia del dominio, è invece un sistema di presa completa sulla vita dell'altro. E l'esempio classico, tipico, non lo devo ripetere a voi, che lo conoscete benissimo, è la situazione classica degli animali in un allevamento intensivo. L'animale in un allevamento intensivo non è sottoposto a delle relazioni di potere, non è sottoposto ad una violenza estemporanea, personale, occasionale, è sottoposto ad un vero e proprio sistema di dominio. L'animale è programmato che nasca in un determinato momento, la madre è ingravidata con un vero e proprio stupro e si prevede quando quell'animale nasce, tutte le sue funzioni biologiche sono sottoposte ad un controllo capillare, completo e assoluto, in ogni forma, in ogni aspetto delle caratteristiche materiali e corporee di questo individuo. Io preferisco un altro termine, perché individuo è un termine assolutamente intrecciato in ambito di filosofia politica con il liberalesimo e il capitalismo. Parliamo di singolarità, ma per capirci, che questo individuo o questa singolarità
è appunto presa in ogni aspetto, anche il più intimo, anche il più recondito della sua vita, fino al momento della sua morte. Anche il giorno, il momento, l'ora della sua morte è deciso a priori. E se volete, il momento dell'arrivo di questi animali che hanno vissuto una vera e propria non vita, no? E anche questo mette in scacco alcune categorie tipiche dell'Occidente, come la differenza rigorosa tra ciò che è vivo e ciò che è morto, anche su questo potremmo discutere a lungo. Questi animali vivono una non vita, una forma di morte in vita, e quindi, diciamo così, crea una zona di indistinzione, di indiscernimento tra ciò che è vivo e ciò che non lo è. Se voi ci pensate, il momento dell'arrivo al mattatoio è l'unico momento di pietà e di compassione, paradossali quanto volete, che questi animali vivono. La sospensione di quella vita totalmente presa nella rete del dominio, che è stata sempre e comunque una non vita. Ma una situazione analoga ovviamente l'hanno vissuta, la vivono infinite schiere di umani. E questo ci apre già uno squarcio su degli aspetti politici su cui poi forse potremo ritornare dopo. Chi è stato chiuso nei campi di concentramento, ad esempio nel periodo nazista, ha vissuto una situazione di dominio, di presa completa sulle sue funzioni biologiche dal momento della nascita, o comunque dal momento dell'entrata nel campo al momento della morte, che ha avuto le stesse caratteristiche in termini di struttura e organizzazione delle modalità attraverso cui questa vita veniva controllata, analoga a quella dell'animale d'allevamento. Non a caso c'è una figura descritta ad esempio da Primo Levi all'interno dei campi di concentramento, che è la figura del musulmano, che sono quegli individui oramai svuotati di quella potenza della vita di cui dicevamo prima, e che appunto stavano piegati su se stessi nella forma di... Scusate, un attimo, vado un attimo a chiedere se posso sentire. Come appunto dei musulmani in preghiera. Quindi il secondo tassello, credo che l'abbiamo in parte discusso, fisiologia, dominio, l'altro aspetto è la questione animale. Allora, la questione animale secondo me è affrontabile secondo due direttive principali. Una direttiva strettamente materiale, che è quella che conosciamo tutti e sulla quale non voglio ritornare, che è l'aspetto proprio fattuale, empirico, quotidiano della gestione degli animali nella nostra società. Quello che appunto già è stato accennato più volte, per cui qualcosa come 50 miliardi di animali all'anno passano attraverso quel sistema di smontaggio dei corpi di cui dicevamo prima, solo a scopi alimentari, quindi la quantità dell'orrore, la qualità dell'orrore, quella non vita di cui dicevamo prima, la pervasività della questione animale all'interno della nostra società, perché se voi ci pensate, ogni aspetto della nostra vita ha a che fare con lo sfruttamento animale, dall'alimentazione all'abbigliamento, alla ricerca, al divertimento, agli sport e via dicendo, fino allo sfruttamento immateriale che sta assumendo aspetti molto importanti in questi tempi, dove, l'avrete notato tutti, gli animali proliferano sempre di più, ad esempio all'interno delle pubblicità. Non esiste quasi nessun aspetto della società dello spettacolo che non preveda l'inserimento di pseudo attori animali, dalle mucche felici che corrono intorno, giusto per non fare nomi, a mulini bianchi pronte ad essere macellate, a tonni che saltano felici nelle loro scatolette per essere mangiati, a cagnolini, labrador, cuccioli di labrador, tanto morbidi come la carta igienica, per appunto pubblicizzare questo prodotto assolutamente essenziale in una società di merda. Allora, se voi ci pensate, quel sistema di smembramento dei corpi
ha raggiunto l'apice all'interno del sistema capitalistico è tradotto proprio in maniera, se volete, probabilmente rozza, è la trasformazione del vivo in morto. No? La trasformazione del vivo in morto. La merce, la produzione della merce, è la trasformazione del vivo in morto. Poi per vendere la merce, per ridargli quell'aspetto, diciamo così, di appetibilità che è necessaria poi per il commercio, dobbiamo ridare un aspetto vitale alla merce che è stata trasformata in cosa morta, e questo spesso viene fatto tramite di nuovo l'utilizzo dei corpi animali, un vero e proprio meccanismo che in alcuni testi che abbiamo scritto abbiamo definito pornografia animale. Quindi l'esposizione completa del corpo dell'animale allo sguardo concupiscente del consumatore, che mette in atto una vera e propria relazione pornografica tra l'animale mostrato e il consumatore desideroso di consumare spesso le sue carni, come ben sapete, fino ad arrivare all'utilizzo dell'animale, l'utilizzo del materiale oramai è arrivato anche in politica, no? Nella politica in senso con la P minuscola, non la politica più ariosa di cui vorremmo parlare stasera, anche se parlare di aria qua dentro suona un pochino parlare di corda in casa dell'impiccato. Però voi avete visto, no? Infiniti politici, a cominciare dal grande bocconiano Mario Monti, hanno cominciato a comparire in pubblico, soprattutto in periodo elettorale, con dei cagnolini in braccio, fino ad arrivare al più recente animalista che voi sicuramente conoscete, che è stato per 20 anni Presidente del Consiglio di questa nazione, che ha avuto, come sapete, una immediata conversione all'animalismo recentemente, e che anch'esso gira con cagnolini, no? Dei nomi bizzarri come Dudu. Tanto per capire. Esatto. Il che ci fa riflettere sulla, diciamo così, sulla, come dire, incapacità del movimento antispecista stesso di creare una reale analisi delle sue parole d'ordine e delle sue organizzazioni mentali, delle sue prassi politiche, che avrebbero potuto prevenire certe infiltrazioni e certi utilizzi del termine animalismo da chi chiaramente lo utilizza per puri scopi strumentali, riprendendo uno sfruttamento del corpo animale in termini, in questo caso, immateriali, ma non altrettanto, come dire, consoni a quell'ideologia del dominio di cui dicevamo prima. E anche qua forse ci sarebbe un lungo discorso da fare sulle infiltrazioni da destra nel movimento animalista, che non si fermano alla destra, ammesso che questo termine, concedetemi questa imprecisione linguistica, alla destra presentabile, ma anche alle destre estreme. Dicevo, però, questa è una linea di analisi della questione animale che tutti ben conosciamo. Forse un aspetto più importante sul quale vale la pena di spendere due parole, e così abbiamo completato questa parte che era introduttiva, ma che a questo punto diventa la mia intera storia, è il, come dire, il vedere la questione animale da un punto di vista del pensiero, per cui se tralasciando gli aspetti materiali per un attimo, per appunto ricostruire o per cominciare a pensare in che modo una favola, e per favola intendiamo nell'introduzione di questo libro l'idea che esista un uomo che sta al centro dell'universo, che si è disposto al centro dell'universo, che essendosi disposto al centro dell'universo dispone dell'intero universo. Questa è una bella favola che ci raccontiamo, che prende il nome di antropocentrismo, ma che appunto è una favola, è diventata il mondo vero, cioè è diventata un sistema di organizzazione sociale, di organizzazione mentale, di relazioni tra di noi, che appunto, come dicevamo all'inizio, sono diventate naturali, sono diventate indiscutibili, sono diventate così normali da essere diventate invisibili.
e qui apro una parentesi per completare il discorso che stavo facendo prima, questa è proprio la caratteristica del dominio. Il dominio ha la caratteristica di essere invisibile, di essere da un lato istituzionalizzato, cioè non è quella violenza casuale di cui dicevamo prima, è una violenza organizzata, strutturata, sancita dalla legge e pervasiva e diffusa nell'intero ambito della società, che proprio per questo motivo, proprio perché è così visibile e così evidente, diventa invisibile. No? Per cui quando voi raccontate che cosa succedono a miliardi di animali, la gente si stupisce, no? Diamo per scontati certi processi che sono dei veri processi di dominio, ad esempio pochi finanzieri che possono mandare allo sfascio un'intera nazione come la Grecia, come stava accadendo pochissimo tempo fa. Questo è naturale, normale, fa parte del gioco a cui stiamo giocando, mentre se uno ruba un cocomero perché ha fame, questo è un reato perseguibile e punibile a norma di legge, con la forza della legge. Lo stesso accade, diciamo così, per quanto concerne la questione animale, è una questione così enorme, così pervasiva, così diffusa, che è diventata invisibile, così istituzionalizzata, che è diventata invisibile. Racconto una storia, quando vidi qualche anno fa quelle immense pire medioevali che ricordavano appunto le eliminazioni degli eretici durante l'eresia catara, e cito i catari perché erano vegani tra le altre cose. Queste immense pire di volatili bruciati durante una delle varie epidemie che ci sono state in Inghilterra, che aprivano il telegiornale delle 8 con questi volatili presi, buttati nei sacchetti e bruciati vivi sull'intera campagna inglese, tale per cui qualcuno avrebbe dovuto pensare: ecco, finalmente si rende visibile la condizione degli animali nella nostra società. Queste immagini potevano scorrere tranquillamente perché di fatto erano invisibili. Quando esiste un'ideologia giustificazionista che trasforma queste cose in eventi naturali, indiscutibili, scontati, voi potete vedere anche immense pire di eretici bruciati al telegiornale delle 8, con un servizio che dura 15 minuti, quando di solito i servizi durano pochi secondi, per passare poi al campionato di calcio. Questo non è visto, non è visto, non si riesce a vedere. Ma dicevo, il problema forse è riflettere che almeno in Occidente, il pensiero occidentale ha sempre definito l'umano, e questo credo che sia il nocciolo, il cuore della questione animale, come differenza dall'animale. Se voi ci pensate, qualunque definizione dell'umano è una definizione differenziale rispetto all'animale. Noi siamo, il pensiero, che poi non vive nel mondo empirico, ma è parte di un sistema di prassi materiale di sfruttamento e di dominio, quando il pensiero definisce l'umano, lo definisce sempre come differenza dall'animale, come animale con qualcosa in più, classicamente, soprattutto più frequentemente, come animale con qualcosa in più. Quindi noi siamo un animale dotato di anima, ad esempio per una certa tradizione religiosa monoteista. Per il pensiero, per la filosofia politica classica, noi siamo l'animale che è in grado di svolgere un'azione politica. Aristotele, zoon, logon, ekon, l'uomo è l'animale capace di entrare nella polis, nella agorà, e di svolgere un'azione politica, mentre gli altri animali, per qualche strana ragione, non sono in grado, non sono animali politici. Noi siamo animali capaci di prendere decisioni morali, mentre gli altri animali sono animali senza morale. Noi siamo animali, la classica, dotati di linguaggio. Scusate, prima ho detto una stupidata, quella di prima era l'animale dotato di linguaggio, quello che vi chiedevo dire prima era zoon politikon, e animali dotati di linguaggio, mentre gli altri animali appunto sono privi di linguaggio, eccetera, eccetera. Un tempo con Filippo Trasatti ci siamo divertiti a fare una lunga lista dei modi in cui l'umano si è definito come differenza dall'animale,
e si sono raccolte le cose più bizzarre. Noi siamo l'animale che ride, cioè noi siamo gli unici animali in grado di ridere, gli altri animali no. Siamo gli unici animali in grado di piangere, mentre gli altri animali no. Fino ad arrivare a definire queste sono persone che, come dire, rispettate, che hanno definito l'umano come l'unico animale capace di provare tristizia post-coitum, cioè di provare tristezza dopo aver fatto l'amore. Allora adesso io non voglio entrare nel dettaglio perché il personale è politico, ma fino a un certo punto, quindi non vi chiedo se voi avete provate tristezza dopo aver avuto un rapporto sessuale, però volevo sottolineare questa cosa per dimostrare la, come dire, l'artificiosità di queste definizioni, no? Pensare che tutti gli umani provino tristezza post-coitum e tutti gli animali no, ho usato volutamente questo esempio che è ridicolo per mostrare come queste categorie che ci vengono spacciate come naturali, come biologiche, sono in realtà delle categorie eminentemente politiche, servono per altri scopi. Contrariamente, l'umano, almeno da certa antropologia culturale novecentesca, è stato definito come l'animale con qualcosa in meno. Quindi classicamente l'animale senza zanne ed artigli, incapace di adattarsi immediatamente all'ambiente che gli è proprio, al suo habitat, e qui si potrebbe aprire un lungo discorso di critica ad alcuni plessi dell'ecologismo come il concetto di habitat, ma lasciamo perdere. Il problema qua fondamentale è che appunto l'umano è stato definito come quell'animale privo di habitat e quindi ancora una volta in grado di evolvere eroicamente e autisticamente verso la capacità di costruirsi un habitat che è a lui ideale. Tutto questo discorso per dire che appunto questo è stato il meccanismo attraverso cui una favola si è trasformata nel mondo vero, in cui si sono inventate delle categorie fittizie, eminentemente politiche, come l'uomo e l'animale, e su queste categorie si sono costruite un insieme di rapporti sociali, economici, che appunto vengono dati per assolutamente scontati. Non so voi, ma se voglio dire, lo stesso, come diciamo così, il pensiero femminista e queer ha messo in dubbio il concetto di genere, per cui non esiste il maschio e la femmina, no? Certo esistono delle differenze biologiche tra certi individui che chiamiamo maschi e certi individui che chiamiamo femmine, ma si diventa uomini o maschi o femmine attraverso un sistema, un processo culturale che fin da bambini veste alcuni di azzurro e altri di rosa, ad alcuni dà le pistole e ad altri dà le bambole. Adesso sto banalizzando, ma per far capire un concetto fondamentale. E perché ad esempio noi dividiamo il mondo in maschi e femmine? Come mai ci interessa così tanto questa, insomma, stiamo parlando adesso, non so, adesso faccio una battuta, però di qualche centimetro di carne di differenza, poi più dotati magari sono anche qualche centimetro in più, però insomma stiamo parlando di una minima cosa. Come mai ci interessa tanto questa divisione? C'è un bellissimo passaggio di Emil Benveniste, che è un linguista francese, siriano francese, il quale dice: una distinzione immediata e necessaria in una società di allevatori è quella tra animali maschi e femmine. Cioè, è chiaro che in una società di allevatori, come noi siamo una società di allevatori, una società di allevamento, nel senso ampio del termine, una società di allevatori ha bisogno di riconoscere gli animali maschi e gli animali femmine, perché li deve far riprodurre. Allora, se voi ci pensate, una situazione analoga vale anche per il concetto di specie. Il concetto di specie, che già lo stesso Darwin metteva in discussione, diceva è un'utile finzione, è un'utile escamotage che mi serve per costruire la mia teoria, per parlare in maniera comprensibile, ma la specie è qualcosa di difficilmente definibile, no? Tra l'altro la specie viene ancora una volta definita come quella quell'insieme di individui che accoppiandosi tra loro danno vita ad una prole fertile, no? Guarda caso. Allora, non sto dicendo che le specie non esistono, so bene che io sono differente da un cane,
almeno per certi aspetti, ma sto dicendo che la specie è stata caricata di una serie di sovrastrutture che sono state utili per altri scopi, e fondamentalmente per degli scopi di speciazione, cioè della creazione di nuove specie e per lo spostamento delle di quelli che vengono definiti come individui appartenenti ad una determinata specie in differenti categorie che sono eminentemente politiche. Faccio un esempio per spiegarlo, alcuni esempi per spiegarlo. Quando noi ci definiamo Homo sapiens, stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con la biologia o ha a che fare con la politica? Io credo che abbia a che fare, certamente probabilmente a che fare con la biologia, ma sicuramente molto più a che fare con la politica, perché nel momento in cui io definisco la mia specie Homo, sto già dicendo che c'è Homo, quindi non c'è mulier, no? Non c'è donna, quindi sto già scegliendo una parte particolare della mia specie, quindi sto facendo un discorso profondamente sessuato e sessista, e questa è politica. E quando definisco sapiens, sto già facendo quel discorso di prima, che sono un animale che nel momento stesso in cui si definisce animale, perché rientra nella tassonomia linneiana della classificazione delle specie, si nega come animale perché in maniera presuntuosa e pretestuosa si definisce sapiens. Allora voi capite che anche sul concetto di specie e quindi sul concetto di antispecismo ci sarebbe un lungo lavoro da fare che non possiamo fare stasera, ma che forse potrebbe essere interessante. E passando agli animali, provate a pensare ad esempio al topo. Il topo è l'esempio classico del modo in cui la categoria di specie può essere, come dire, manipolata a seconda degli interessi economici che sono in gioco. Il topo classicamente nelle nostre case, nei bassifondi di New York, c'è un bellissimo libro che racconta la vita di un ricercatore per un anno nelle cantine di New York, a vedere questa storia di questi topi che circolano nei bassifondi di Manhattan. Normalmente nei bassifondi di Manhattan, ma anche di Vignola, i topi sono animali nocivi da sterminare, sono portatori di malattie, sono specie naturalmente nocive, naturalmente dannose, naturalmente portatrici di malattie da eliminare, sono alla scala più bassa dell'inferno animale, non sono neppure animali da reddito, non sono neppure animali che entrano nella sfera della nostra considerazione etica, sono animali da sterminare, punto e basta. Però il topo di colpo può diventare sterilizzato, ripulito e imbiancato, entrare nei laboratori biomedici, diventare l'animale maggiormente utilizzato per la ricerca scientifica, diventare l'animale estremamente puro, estremamente sterile, assolutamente tutt'altro che da sterminare, da utilizzare, diventa un animale da reddito che appunto serve a produrre conoscenza, farmaci o quant'altro. Oppure mi dice il mio amico Trasati, io non lo so perché vivo una vita ritirata, che recentemente il topo è diventato anche un animale da compagnia, quindi alcuni si accompagnano con dei topi sulle spalle o dei ratti sulle spalle, quindi ancora una volta lo stesso animale che in precedenza era completamente da sterminare è passato ad un gradino più alto dell'inferno animale, entrando nel laboratorio diventando animale da reddito, lo stesso animale può diventare addirittura un animale da compagnia, quindi entrare in quel sistema più complesso, più sottile, più interessante di sfruttamento che uno sfruttamento affettivo. E questo per quanto riguarda, diciamo così, un aspetto sincronico, ma poi ci sono anche gli aspetti di altri aspetti. Non so se proprio di acronico. Vabbè, ad esempio, la mucca è un animale sacro in India, è il classico animale da reddito in Occidente. Il cane è un animale classicamente d'affezione in Occidente, era un animale da reddito presso gli aztechi, veniva mangiato così come oggi viene mangiato ad esempio nel sud-est asiatico. Quindi voi capite come le specie si possono facilmente modificare, assumere connotati e sovrastrutture differenti, e la nostra specie stessa ha subito questo, che è un vero e proprio processo di speciazione. Cioè noi abbiamo bisogno della categoria dell'uomo e della categoria dell'animale, perché possiamo tranquillamente muovere intere schiere di umani dall'una all'altra.
Questo perché? Perché il concetto, non so voi fuori di qua se avete mai incontrato l'uomo. Avete mai incontrato l'uomo con la U maiuscola? No. Io mai. Io ho provato a incontrare degli uomini, delle donne, degli eterosessuali, degli omosessuali, dei queer, dei verdi nella variante ecologista e nella variante leghista. Ho incontrato dei neri, insomma, ho incontrato dei bambini, delle bambine, degli adulti, degli oltrecomatosi, dei malati, dei sani, degli anziani, dei giovani, ma non ho mai incontrato l'uomo, così come non ho mai incontrato l'animale. Ho provato a incontrare quel cane lì, quella pulce là, quella zecca altrove, quella scimmia, ma non ho mai incontrato l'animale. E queste due categorie su cui si è costruita la favola per cui l'uomo sta al centro dell'universo, e quest'uomo che sta al centro dell'universo, un uomo ben caratterizzato, non siamo tutti membri della nostra specie, e questo credo che sia il problema fondamentale col primo antispecismo, che ha pensato che l'oppressione e l'ideologia del dominio si fermasse ai limiti della nostra specie. Allora voi andate a raccontare che il sistema di dominio e di oppressione si ferma ai limiti della nostra specie a chi sbarca oggi a Pozzallo, a Lampedusa, se questi vi tirassero una legnata in testa, io sospenderei per un attimo il mio credo non violento. Noi non siamo mai stati specisti, magari fossimo stati specisti, no? Nel senso classico del termine, saremmo già così, molto avanti nell'opera di liberazione. Non ho capito questo. Beh, non credo che noi sottoponiamo, siamo specisti nel senso che sottoponiamo a meccanismi di oppressione solamente gli animali umani. Okay. Infinite schiere di animali umani, dai migranti oggi, agli ebrei ieri, ai nativi americani. Cioè, questa cosa si può dire del razzismo. Sì, sì, qualsiasi tipo di discriminazione, di olocausto. Cioè, non si è mai limitata ai confini della nostra specie. Perché? Perché quell'uomo che sta al centro dell'universo non siamo tutti noi. Quell'uomo che sta al centro dell'universo è un uomo molto specifico. È un uomo maschio, bianco, eterosessuale, benestante, sano, adulto. Quindi quella cosa che vi raccontano che, come dire, che esiste l'umano, che l'umano è una categoria biologica e che tutti noi apparteniamo alla stessa specie, è, come dire, parte di quella favola che è costruito con le relazioni sociali all'interno delle quali anche oggi viviamo. Per cui ci sarebbe un lungo discorso da fare sul modo in cui, date queste premesse, l'antispecismo si dovrebbe declinare, per cui sarebbe necessario passare da un antispecismo dell'identità a un antispecismo dell'indistinzione. E adesso, se Emilio mi dà ancora 5 minuti, cerco di spiegare quest'ultimo punto, poi mi taccio per sempre, non risponderò nessuno alle domande. No, se voi ci pensate, lo specismo è una macchina. È una macchina che lavora attraverso tre operazioni fondamentali. Definisce un proprio dell'uomo, di quell'uomo là, che abbiamo detto prima, che guarda caso sono sempre le funzioni cognitive superiori. No? Nessuno ha mai scelto come metro di misura dell'universo la velocità di passaggio delle feci nell'intestino, o la velocità di corsa, per cui il ghepardo ci supererebbe ampiamente. No, scegliamo le funzioni cognitive superiori. Capite, qua c'è un ragionamento circolare. Io già scelgo ciò che serve a me per mettermi al centro dell'universo. Costituisco il proprio dell'uomo. Vado a vedere nel resto dell'esistente quanto i vari esistenti si distaccano da questo proprio dell'uomo, quanto sono uguali o quanto sono differenti, e sulla base di questo costruisco una scala gerarchica. Quindi tre operazioni. Definisco il proprio dell'uomo, vado a vedere quanto gli altri si discostino da questo proprio dell'uomo, che generalmente sono l'anima, le funzioni cognitive superiori, la razionalità, il linguaggio, quello che abbiamo detto prima, e poi costruisco una scala gerarchica. Il primo antispecismo si è concentrato sulla prima di queste operazioni e ha detto: manteniamo l'uomo al centro dell'universo, esiste un proprio dell'uomo, ad esempio le funzioni cognitive superiori, andiamo a vedere se degli altri animali sono simili all'uomo. E per cui li posso accorpare all'interno di quella sfera del diritto, che ancora una volta, il diritto, poi potremmo decostruire questo termine se ne avremo tempo, è l'altro pilastro fondante col concetto di individuo della società liberale in cui viviamo. Per cui, non a caso,
una dei primi e principali espressioni materiali, politiche, pratiche del primo antispecismo, è stata quella di creare il cosiddetto progetto Grande Scimmia. Che cos'è il progetto Grande Scimmia? È dire ci sono degli animali che sono molto simili all'uomo e quindi meritano di ricevere dei diritti umani, o no? Per cui questa operazione è un'operazione che lascia l'uomo al centro dell'universo, quindi è ancora antropocentrica, fortemente identitaria e di vera e propria colonizzazione, per cui gli animali possono, come dire, accedere ad una sfera del diritto solo in quanto quasi umani, come degli umanoidi incompleti, come del, appunto, come qualcosa che ricorda l'uomo, quell'uomo là, con la U maiuscola, e quindi degni di una qualche forma di considerazione. Il secondo passaggio, qua vado molto rapidamente, è stato quello di invece moltiplicare le differenze, quello che dicevo prima, all'interno dei due campi, cioè cercare di mostrare come uomo e animale fossero delle categorie strettamente artificiali, moltiplicando le differenze all'interno di ogni categoria, in modo tale da annacquare, ridurre la portata di quella unica differenza fondante, fondamentale, di quella barriera, di quell'abisso che separava appunto l'uomo dall'animale, e questo potremmo chiamarlo antispecismo della differenza, per cui ciò che contava non era più il fatto che l'animale fosse identico a me, ma aveva una, era degno di una qualche considerazione proprio in quanto differente. E se voi ci pensate, l'impresa etica a cui il primo antispecismo si richiamava, se è veramente etica e non è egoismo, dovrebbe prevedere la considerazione dell'altro in quanto diverso, perché se considero un altro in quanto uguale a me, sto facendo dell'egoismo, magari dell'egoismo illuminato, ma non sto facendo un'operazione etica che chiaramente l'operazione etica è un guardare verso l'altro, l'assolutamente altro, il completamente altro, il mostruosamente altro. L'ultimo antispecismo, che è l'antispecismo dell'indistinzione, è, diciamo così, togliere definitivamente ogni patina differenza tra l'umano e l'animale, riconoscendo un substrato comune della vita nella vulnerabilità e nella finitudine dei corpi che noi siamo. Quindi dove non è più neppure possibile parlare di animale e di umano, dove già dire altri animali è un termine scorretto, dove addirittura viene a mancarci il linguaggio. Quando io dico altro animale, già prevedo che c'è un animale che non è altro, che c'è un medesimo verso cui questo altro si confronta. Quando dico animali non umani, sto ancora dicendo che l'umano sta dicendo dell'universo, perché non dico animali non tigre? Perché dico animali non umani? Perché non sei una tigre. Certo. Però forse, se vogliamo davvero essere antispecisti e muoverci in direzione rigorosamente antropocentrica, però delle distinzioni dovremmo, cioè, giusto per convenzione, per linguaggio, per linguaggio, ma il linguaggio, la distinzione per linguaggio, cioè nel senso che comunque c'è una differenza, se io sono agli occhi azzurri, non ho gli occhi chiari, se uno si chiama in una maniera piuttosto che in un'altra, comunque non ti perdo, cioè non è una classificazione, è un'identificazione. Ma non possono far parte di quelle due minori che parlano di più. Certo, questo è il problema. Cioè, innanzitutto la scelta, allora, le differenze biologiche sono infinite. Io posso, come mai ne scelgo alcune e non certe altre? Come mai scelgo la differenza di sesso per fare la distinzione tra maschio e femmina? Questa distinzione è così neutra, naturale e innocente, o si sta nascondendo qualcosa? Come mai la differenza tra me e te, ci possiamo dare del tutto, tra me e te, è che io ho i capelli neri e tu hai i capelli rossi, questa non ce ne fotte, mentre ci interessa che io sono maschio e tu sei femmina. Quindi già la scelta di questa differenza è, cioè, avevo i capelli neri, scusa, mi stai guardando per te. La fortuna è che non vedo tanto bene. Quindi già la scelta delle differenze non è casuale e non è innocente. E poi il problema è che cosa costruisco su questa differenza? Come dicevo prima, non sto dicendo che io non sono diverso da un cane, ma il fatto che io sia diverso dal cane non dovrebbe permettere che io sto sopra e il cane sta sotto. No, questo non significa questo però, eh. Nella distinzione non è una classificazione, ripeto. Come no?
La distinzione non è una classificazione, secondo me. Cioè non è per, di per sé assiologica, non per forza, beh, anche se presuppone proprio dagli apopoli. La differenziazione vuol dire per individuare. Allora, o ci omologhiamo in una maniera tale per cui poi alla fine siamo un tutt'uno senza una propria identità, questo, sì. A prescindere, è così che deve essere? Dovrebbe essere così? Io non sono, no, per me la mia domanda è questa. Allora, rigiriamola in un altro modo. Si dà per scontato che esistono degli individui, che questi individui entrino in un rapporto, entrino successivamente, che esista l'individuo A, B e C, che questi individui possano o meno entrare in rapporto, questo rapporto costituisca ad esempio un'organizzazione sociale. Uh-huh. E stanno così le cose? O stanno così in una società che ha bisogno del concetto di un individuo isolato per organizzarsi a seconda del sistema capitalistico? Oppure esistono a priori delle relazioni che in certi momenti emergono con le caratteristiche di una singolarità al quale diamo nome di individuo? Capisci? È questo di cui sto parlando, questo substrato di relazioni che è caratterizzato dal fatto che tutti siamo carne del mondo. Essere carne del mondo vuol dire essere corpi necessariamente vulnerabili e necessariamente mortali. E questo, come dire, in questa differenza che ci indistinguiamo con il resto del mondo animale. Indistinguere non vuol dire entrare nella notte, nella nebbia e perdere, ma mettere in crisi quella struttura di organizzazione tassonomica, di classificatoria, che si basa su certe caratteristiche, che non è mai innocente e che serve a creare quei meccanismi di speciazione di cui dicevamo prima. Magari una domanda facciamo dopo. Sì, forse voglio farti una domanda. Okay, faccio dopo. Dico solo un'ultima cosa e poi passo la parola ad Emilio. Per fare capire questo punto, cioè questo movimento antispecista che deve, secondo me, non solamente liberare gli animali, ma liberare gli umani e soprattutto liberarci dalle classificazioni e dalle tassonomie, perché il vero punto non è dove si trae la linea, ma che siamo stati addestrati a tracciare linee. Questo sicuro. Che differenziano, che sono le stesse linee che separano la proprietà privata e che come dire, hanno sezionato il mondo in tanti stati-nazione, in tanti possedimenti privati, e si riflette, come dire, questa materialità della classificazione si riflette anche nella struttura mentale della classificazione e viceversa. Dicevo, per prendere l'esempio, cioè non è un caso, quello che diceva prima Adriano, ad esempio, che il veganismo è stato pensato come stile di vita, no? Se noi pensiamo, continuiamo a pensare che l'uomo stia al centro dell'universo non mettiamo in discussione la struttura antropocentrica di questo pensiero che abbiamo cercato di considerare stasera, ovviamente potremmo inserirci in una serie di argomentazioni che si sentono spessissimo all'interno del mondo animalista e che, come dire, sono ancora debitori di una visione strettamente antropocentrica, della cripto-antropocentrica, anche in chi si definisce antispecista. Faccio giusto due esempi. L'idea, l'avete sentito tutti, no? Che tutti ci mettessimo a mangiare seitan, si risolverebbe la fame nel mondo. Questo, secondo me, è l'indice di una totale disconoscimento di quei meccanismi di produzione e distribuzione delle merci, che tale per cui, anche se tutto l'Occidente diventasse vegano, fruttariano, iperfruttariano, superfruttariano, quello che avanza verrebbe buttato nei fondi degli oceani per mantenere un sistema differenziale, che è il sistema che permette il funzionamento di questa società. Punto. Quando mi si dice che di diventare vegano perché fa bene alla salute, a parte che, voglio dire, è ancora tutto da dimostrare, perché non credo che mangiare un pezzo di carne una volta all'anno faccia male alla salute. Infatti, sapete, una delle caratteristiche più recenti è nato il cosiddetto flexitariano, cioè quell'approccio vegano flessibile per cui uno può mangiare carne una volta alla settimana. Cioè, però ce ne inventiamo proprio. Ma anche se fosse vero,
Cioè, ma voi davvero volete vivere 2 anni in più in questa società di merda? Discorso di... No, 2 anni in più per migliorarla. È certo. Se un antischiavista dell'Ottocento avesse detto che bisognava liberare gli schiavi neri, perché gli schiavi neri lavoravano nelle piantagioni di tabacco, e il tabacco fa male alla salute, e il tabacco viene fumato soprattutto dai padroni bianchi, quindi dobbiamo liberare gli schiavi neri perché il tabacco fa male ai padroni bianchi, no? Io sarei saltato sulla sedia. Però intanto così che è successo. Beh, no, non credo che sia successo così, è successa una guerra civile. Ma perché non era più economico, perché l'industria l'ha sostituito la schiavitù, i campi di piantagioni. Infatti siamo andati molto avanti, no? Però è successo questo. Siamo andati molto avanti. Quello è successo. È successo appositamente perché serviva manodopera istituzionalizzata in un certo senso, capito? Cioè, lo schiavo non andava più bene, bisognava integrarlo, affrancarlo e riportarlo praticamente ed emanciparlo, ma questo tipo di emancipazione aveva solo fine di sfruttarlo maggiormente, capito? Cioè di sfruttarlo legalmente e giuridicamente. Per chiudere, Obama è diventato presidente degli Stati Uniti perché è stato sbiancato, non è cambiato il sistema perché un nero è andato al potere, il nero si è dovuto sbiancare per andare al potere. Margaret Thatcher ha dovuto virilizzarsi per andare al potere. Quando vi danno le quote rosa per tenere buono, per risolvere la questione femminile, non è un sistema di superamento dell'esistente, è un sistema di conferma dell'esistente. Io mi fermo.